Bene, bene, gentili telespettatori, Rebelot è di nuovo a Zonzo in Val Camonica. Come mai? Beh, la Val Camonica, devo dire la verità, è la mia seconda patria per molti aspetti, per i miei interessi naturalistici, storici, dialettali, antropologici. Siamo di nuovo qui perché tanti sono gli aspetti da enucleare in questo paesaggio spettacolare che è la Val Camonica, che è una delle valli più lunghe di tutta Italia. Siamo all'inizio della Val Camonica, della verità, nel contesto di Costa Volpino, Rogno, quindi già in territorio bergamasco, ma di pertinenza comuna. Oggi vedremo vari aspetti. Intervisteremo il dottor Fenaroli Fabio, geologo, su quelle rocce che vedete dietro di me, che danno la volpinite, anidriti, gessi e che sono l'eredità di antichissimi aspetti geologici della Carniola di Bovegno all'inizio dell'era triassica. Poi ci inoltreremo nel territorio del Parco Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo per vedere alcuni aspetti particolari, visionare anche un rito neolitico che si terrà proprio tra alcune ore proprio nel Parco Incisioni Rupestri, su queste rocce grandissime che hanno fatto da lavagna per gli antichi Camuni. Quindi vi auguro buona visione. Gentili telespettatori, Rebelot è di nuovo in Val Camonica. Non potevamo infatti esimerci da fare altri interventi, altre indagini in questo territorio spettacolare, ricco di elementi naturalistici e di elementi storici e antropologici, come vedremo in questa puntata. Partiamo dall'aspetto naturalistico. Era un po' di tempo che volevo vedere questo versante di Costa Volpino, Rogno, Lovere, per la presenza di tutta una serie di stratigrafie di cui ci parlerà poi il dottor Fenaroli Fabio, che è già stato ospite delle nostre puntate, e ci parlerà appunto anche della diversa dislocazione, della diversa stratigrafia che troviamo sui due versanti idrografici destro e sinistro del fiume Oglio, con la presenza anche di alcuni campioni in modo da rendere visuale anche queste differenziazioni. Siamo nella parte, diciamo, terminale del bacino dell'Oglio sovralacuale, all'inizio della Val Camonica geografica. In questo momento ci troviamo sulla sponda orografica destra, provincia di Bergamo, comune di Costa Volpino, frazione di Volpino, e si apre, aprendo lo sguardo, si vede praticamente l'Alto Lago di Iseo, tutta la zona che dalla Corna delle Trenta Passi risale, tutta praticamente la zona prealpina bresciana. E una delle prime cose che si possono dire dal punto di vista geomorfologico, geologico per queste aree è la dissimmetria dei versanti, che è abbastanza evidente. Sul versante orografico bergamasco vediamo praticamente delle zone molto dirupate, versiamo dei versanti praticamente con delle strutture
che ricordano pareti rocciose di altre zone montuose d'Italia. Se allunghiamo lo sguardo verso il territorio di Pisoni e verso il territorio di Piancamuno, vediamo delle morfologie addolcite per la presenza di litologie che sono diverse. Questa diversità di litologie è legata alla storia geologica praticamente di questo contesto territoriale, che ha fatto sì che tutta una serie di rocce molto antiche fossero presenti sul versante bresciano. Abbiamo praticamente i micascisti del Maniva, la formazione dei massicci che è presente nel massiccio delle Tre Valli Bresciane. Abbiamo tutta una serie di rocce che arrivano passando per i vari conglomerati del Dosso dei Galli, conglomerati praticamente legati alla formazione di Coglio e poi praticamente al Verrucano Lombardo, arrivano alle arenarie del Verrucano Lombardo, e in questo versante le troviamo in una zona praticamente che sta più a nord rispetto al corrispettivo del versante orientale. Qui abbiamo praticamente formazioni che sono più recenti, che si trovano più a sud sul versante praticamente bresciano, e in questa zona troviamo a scaglie la formazione del Servino, troviamo parti praticamente della formazione della Carniola di Bovenio, ben evidenti la componente diciamo gessosa della formazione della Carniola di Bovenio, e come unicum per l'area praticamente dove ci troviamo, questa è la frazione di Volpino del comune di Costa Volpino, abbiamo l'affioramento di Volpinite, che era l'anidrite che costituiva praticamente una zona in cui l'azione praticamente diagenetica non ha lasciato il gesso, ma ha lasciato il gesso anidro, l'anidrite. Questa, per le sue caratteristiche anche di, tra virgolette, di robustezza, commercialmente era nota come Bardiglio di Bergamo ed era utilizzata per la realizzazione di statue, per la realizzazione di tutta una serie di manufatti, colonne, archi e cose del genere. Non è un materiale friabile come il gesso, è un po' più resistente, e questo ne ha garantito praticamente un utilizzo anche nelle varie questioni artistiche e architettoniche della zona. Risalendo questi versanti e riconoscendo le morfologie dirupate di cui dicevamo prima, vediamo una tipica situazione, una tipica successione triassica carbonatica che comprende tutti i carbonati principali del Trias basale del Sudalpino, l'anisico, dal calcare di Angolo al calcare di Camorelli al calcare di Prezzo, Buchenstein, Wengen, tutte successioni che ricordano per la loro formazione degli ambienti paleogeografici che al giorno d'oggi ritroviamo in fasce tropicali, ai Caraibi, alle Bahamas, alle Bermuda, tutte zone praticamente di placca carbonatica, dove abbiamo la sedimentazione di questa calcite di origine organogena che ha formato tutte le situazioni coralline attuali che si riconoscono anche in questi versanti. Ritornando praticamente a questa zona di Val Camonica, importante anche per la sua struttura ricordare l'azione praticamente del modellamento glaciale. Cioè, la Val Camonica ha un'età ed è legata a dei fenomeni che non sono quelli di origine glaciale in sé della valle. È molto più antica, legata praticamente all'origine, alla problematica del Messiniano, di chiusura del Mar Mediterraneo, evaporazione del Mar Mediterraneo, mancato collegamento con l'Oceano Atlantico, evaporazione di tutta l'acqua praticamente presente, abbassamento delle linee di costa, erosioni regressive, quindi formazioni di canyon nelle Alpi che stavano nascendo, ormai erano nate, eravamo già nella fase, durante la fase neoalpina, la maggior parte della catena montuosa alpina era ben strutturata. Restavano tutta una serie di zone ancora sommerse, la pianura padana non esisteva, era fondamentalmente un grosso bacino marino, però tutte le zone praticamente che risalivano le vecchie valli fluviali ricordavano un po' i fiordi della Norvegia piuttosto che di altre zone, sono legate a questi fenomeni successivi di approfondimento quando ci fu l'essiccamento, quando ci fu praticamente la formazione di questa situazione nel Messiniano. Ovviamente in tempi recenti le glaciazioni, qui dobbiamo immaginarci in questa zona di Val Camonica, gli spessori glaciali anche di 700-800 metri
dell'ultimo livello del last glacial maximum, l'ultima glaciazione pleistocenico, diciamo. L'ultima glaciazione più che pleistocenica, quella olocenica. Ah, olocenica, cioè quelle più antiche pleistoceniche hanno raggiunto anche delle altezze e degli spessori di ghiaccio più elevati. Ovviamente il punto di partenza di tutte queste colate glaciali che hanno poi portato il ghiaccio verso il lago d'Iseo, verso praticamente la Francia Corta, dove ci sono i cordoni morenici terminali e cose del genere, era l'Adamello, Adamello batolite tonalitico e di rocce praticamente tonalitiche abbandonate dai ghiacciai, ce ne sono anche su questi versanti, tant'è che sono di uso comune. Come massi erratici. Esattamente, sono di uso comune comunque all'interno delle murature ordinarie, praticamente delle case di qualche tempo fa, ma anche case recenti. Sono massi erratici, sono rocce che si ritrovano anche durante gli scavi. Tutti i depositi superficiali sono fondamentalmente anche di origine glaciale, non solo derivati dalla frantumazione dei versanti e dal deposito superficiale di versante. Facendo scavi in queste zone, vuoi per un garage, vuoi per realizzare praticamente dei piani interrati e cose del genere, è facile che si rinvengano anche dei massi di cospicue dimensioni che, se visti in superficie, sarebbero massi erratici. Quelli sono costituenti il deposito glaciale stesso. Bene, la ringraziamo per queste preziose informazioni che sottolineano ancora di più l'importanza dello studio degli aspetti naturalistici in Val Camonica. Non ancora finito, perché nuove cose si apprendono man mano. È un'evoluzione continua anche da quel punto di vista. Grazie. Gentili telespettatori, regressus ab origine, ritorno al passato, ritorno all'origine. Sono un po' emozionato perché proprio in questa località, Nadro e Ceto, 14 anni fa ho esordito con le mie trasmissioni che si intitolavano allora Rebelot dialetto di intorni, e filmando gente di Paspardo, di Cimbergo, e presentando anche questo libro che proprio in quei giorni di maggio del 2009, 14 anni fa, avevo prodotto con tutti i miei studi relativamente a questa zona. Perché? Perché mi sono reso conto, e l'avevo già detto anche in altre sedi, ne avevo parlato anche col professor Sansoni su questo aspetto, il dialetto di questa zona, Ceto Cimbergo, Paspardo, Pescarsi, il Capo di Ponte, parzialmente Ono San Pietro, Ceve Saviore, rappresentano come una specie di sperone che emerge dal tessuto linguistico della Val Camonica, tagliandolo a metà. Difatti qui abbiamo delle componenti che con la Val Camonica non hanno niente a che fare. 5 isoglosse fonetiche, di consonanti, di vocali, che richiamano invece molto di più l'assetto rendenese e giudicariense. Quindi suggerendo quello che io sto portando avanti da tanto tempo, appunto questa ipotesi che il dialetto risente in questi ambiti di un continuo, di una continua frequentazione tra le popolazioni di qua e di là, dello spartiacque, della Marga di Campo, del lago di Salarno, dell'Adamello fondamentalmente, e soprattutto anche una questione che si rifà a quello che sarà anche l'argomento di oggi, che ha delle pertinenze di carattere preistorico, no? Neolitico, anche la componente retocamuna dal punto di vista delle incisioni rupestri, dal punto di vista linguistico,
dal punto di vista antropologico, e quindi un motivo di più per pensare che un tempo le montagne non chiudevano, come si suol pensare, ma in realtà erano un luogo di frequentazione, di scambi di idee e di scambi anche di materiale linguistico. E proprio tra queste montagne, noi sappiamo che dal Neolitico fino ai giorni nostri succede qualcosa di particolarmente interessante. Le due montagne più importanti della valle, quindi abbiamo ad est il Pizzo Badile e abbiamo ad ovest la Concarena, in questi giorni agli equinozi si incontrano con questo gioco di luci. Spettro di Brook. Spettro di Brook. Ecco. Creato dalla diffrazione dell'umidità che va a creare questi giochi. Ma noi vogliamo pensare che ci sia veramente uno spirito che dal Neolitico in qualche maniera ha condizionato un immaginario collettivo per rendere la Val Camonica, e proprio questa fascia della Val Camonica, magica. E quindi qui c'era gioia e gusto e voglia di venire a celebrare un momento importantissimo in un calendario che dal Neolitico, sappiamo tutti, era fondamentale per tutto quello che è legato all'agricoltura, eccetera. Esattamente. Beh, dobbiamo tener conto che se noi osserviamo il profilo della Concarena, soprattutto qui da Nadro e Ceto, vediamo che a un certo punto nella parte mediana ha una spaccatura che ricorda la vulva. Esatto. Quindi l'elemento femminile. E se noi guardiamo ad est, abbiamo un monte meraviglioso che è il Pizzo Badile. Priapico. Che ha questa forma. Priapica. Priapica, mi piace il termine, certo. Che dà il senso della montagna sacra maschile. Quindi i riti della fertilità. Esatto. I riti della fertilità che si collegavano proprio col Neolitico. Esatto. Perché proprio nel Neolitico si passa dalla predazione degli animali selvatici e dall'uso di tuberi e radici selvatiche. E basta. Alla produzione agricola, anche se abbastanza scarna in Val Camonica. Esatto, bravissimo. E retrograda, cioè è più avanzata nel tempo, non come in Medio Oriente già 8.000 anni prima di Cristo. Nelle valli sappiamo benissimo. E non quindi, c'erano delle campagne, ecco, grandissime, non c'erano grandi piccoli appezzamenti, però i riti di fertilità apotropaici affinché la terra restituisse, esatto, quello che gli esseri umani procedevano con, esatto, fatica. Quindi, okay? Si metteva il seme nella terra per far sì attendere i mesi che servivano per dopo andare a raccogliere. Allora qui c'è da dire una cosa, che abbiamo scelto di fare questo breve intervento proprio dove ci sono degli strumenti di... perché noi facciamo questo evento in abito preistorico, in abito neolitico, e quindi raccontiamo un po' com'è questo abito neolitico. Sicuramente nel Neolitico non c'era un'industria tessile affermata, di conseguenza si raccoglieva cose, si raccoglievano le piante, le erbe che ti permettevano comunque di produrre un tessuto e le si metteva a telaio nella maniera più semplice possibile. Allora la canapa, cannabis sativa, l'ortica, ortica dioica, lino biennis, ecco, esatto, che sono già presenti a livello selvatico. Esatto. Selvatico. E quindi raccogliendo queste piante, facendole essiccare, lavorandole, creandone un filo, a un certo punto c'è la possibilità di andare a creare un tessuto. Quindi qui abbiamo un esempio nel Museo Didattico di Ceto Cimbergo Paspardo, che si trova qui a Nadro di Ceto. Abbiamo questo esempio di telaio verticale neolitico. Appeso. Mm-hmm. Con dei pesi sotto in argilla, i fili di ordito sono di canapa e di lino e il filo di trama volutamente è in ortica per mettere insieme tre tipologie diverse di vegetali che producevano tessuti. Ognuno con una sua caratteristica. Esatto. Uno la continuazione nel tempo, l'altra la rusticità e la forza e l'altra la morbidezza. Esatto. E anche un po' la decorazione, perché il lino è sicuramente quello più... Ecco, dobbiamo dire che abbiamo fatto questo intervento per ricordare che nei prossimi mesi faremo un intervento più dettagliato su tutto quello che questo museo ci può suggerire, con l'ausilio anche della presenza del professor Sansoni, che abbiamo già visto in altre puntate, che ci mostrerà nel suo ultimo libro le ultime inferenze di carattere epigrafico, molto interessanti, in Val Camonica, perché la Val Camonica continua a suggerire nuove scoperte. Ci sono tanti lembi del territorio coperti da sedimenti glaciali o da sedimenti colluviali o alluviali, da piante, da vegetazione,
che poi invece, se vengono messi a nudo, come già è successo, restituiscono queste antiche incisioni che hanno, diciamo, interessato questo territorio per ben 11.000 anni, con vari stadi: naturalistico, ieratico, prenaturalistico, e simbolico, tutto quello. Ecco, per cui c'è davvero tanto da studiare. Ci troviamo in presenza di Virgilio Patarini, direttore della Zamen of Art, sì, che mi suggerisce qualcosa relativamente a mostre d'arte. Sì. Vuole spiegare? Ecco. Sì, sì. Allora, noi siamo una delle due associazioni che gestiscono da un anno e mezzo il museo e la riserva. Noi ci occupiamo principalmente di organizzazione di eventi, comunicazione, ufficio stampa, ma anche produzione di documentari, di video, di film. Infatti per il museo abbiamo prodotto un documentario sulla tessitura del Neolitico, e qui abbiamo poi, sempre a proposito di Neolitico, la Grande Madre di Campanine, che è una incisione che abbiamo qua nel nostro percorso, riprodotta in grande, così come altri spunti di questo genere abbiamo nel museo. Dicevo, abbiamo prodotto poi un altro documentario sulla ceramica dell'età del bronzo, e poi un piccolo film di fiction ambientato in questo caso invece su Cimbergo, al castello di Cimbergo e dintorni. Anche Cimbergo, il castello di Cimbergo, fa parte della riserva. In questo caso è un film che è La piccola ladra di Cimbergo, ambientato all'età del Barbarossa. Di cui vediamo uno spezzone. Vedremo anche all'interno di questa puntata. Spezzone. E poi il museo è corredato da molte altre spunti, calchi, gigantografie di incisioni, sale dedicate, ma di questo forse si parlerà in seguito. Benissimo. Thank you.
l'occasione per questa escursione dalla località Figna, frazione di Cimbergo. Siamo nel cuore del parco delle incisioni rupestri della media Val Camonica e stiamo appunto facendo questa escursione che ci porterà al luogo dove vedremo questo rituale neolitico. Che dire, le piante che vediamo intorno a noi, gli alberi che vediamo intorno a noi, sono alberi tipici di luoghi con la presenza di elementi silici, di selce, e appunto la presenza di rocce particolari. Qui non è che ci sia una grandissima variegatura di rocce, anche se la tettonica del luogo è estremamente complessa e interessante, ma dal punto di vista stratigrafico emergono solo alcune rocce. Diciamo che gli alberi che crescono qua hanno bisogno appunto di questa presenza che si traduce poi nella pedologia, cioè nell'assetto del terreno. Il castagno indica la presenza di elementi silicei, di selce, terreni lievemente acidi, e vediamo qua dei bellissimi esemplari di castagno. Poi vediamo anche esemplari di betulla. Abbiamo la presenza anche del frassino, Fraxinus excelsior, frassino di montagna, quello maggiore, quello che raggiunge altezze veramente notevoli, anche di 30-35 metri. Poi abbiamo la presenza anche di salici, Salix caprea, la presenza di pioppi, il Populus tremula, cioè il pioppo tremulo, di cui vediamo alcune foglie, eccole qua, molto caratteristico. E poi abbiamo la presenza anche qua e là di olmi che nascono e che crescono bene in terreni anche un po' fangosi, un po' ricchi, un po' a granulometria fine. L'olmo minore, nella qualità anche procera, che ha tutte quelle scagliette di sughero sulle cortecce. Perché la crescita di queste piante? Perché queste piante, appunto, come ho detto, risentono della presenza di rocce sottostanti che danno origine a un particolare terreno, e queste rocce sono essenzialmente il Verrucano Lombardo, e il Servino, con qualche inclusione di massi erratici come questo che vedete tra le mie mani, che sono appunto le granodioriti che fanno parte del batolite dell'Adamello. Cosa è successo qua? Qui abbiamo la deposizione di strati di roccia su questa antica zattera che faceva parte di un promontorio settentrionale africano che intorno alla fine del Permiano, inizio del Triassico, intorno a 260 milioni di anni fa, viene a trovarsi nella parte settentrionale, nord-occidentale di questo promontorio marino che è la Paleotetide, che si insinua in questo continente antico di Pangea, e in pratica questo promontorio incominciano a depositarsi nell'epoca permiana i vari micascisti, che forse avremo anche più tempo di vedere più tardi, generati anche dalla crisi ercinica. Cos'è la crisi ercinica? La crisi ercinica è un periodo nel quale intorno a 360-370 milioni di anni fa si sono costituite delle specie di Alpi, delle montagne grandissime che poi nel corso del tempo si sono disgregate. Ci vuole tanto, ci vogliono 20-30 milioni, ma questo succederà anche alle nostre Alpi in un futuro. Tutto il materiale che ne è derivato insieme ad altri materiali ha dato origine alla deposizione di varie rocce nella fine del Permiano. Tra queste c'è il Verrucano Lombardo, sul quale gli antichi Camuni hanno inciso hanno fatto le loro incisioni, che poi vedremo nelle falesie presso il rituale neolitico. Dopo il Verrucano Lombardo, che è di costruzione prettamente continentale, con apporti che vengono dai fiumi anche, materiale portato da fiumi, materiale di tipo continentale, ci sono dentro una marea di costituenti, quarzareniti, siltiti, arenarie di vario genere, blocchi di quarzo, insomma nel giro di pochi metri si possono avere dei cambiamenti notevolissimi. Sta di fatto che queste rocce durante l'ultima glaciazione
Wurmiana e anche precedenti hanno subito quello che viene chiamata montonatura, cioè le rocce sono state lisciate dal passaggio di questa gigantesca macina che è il ghiacciaio Camuno, e quindi hanno dato lo spunto agli antichi Camuni che per 11.000 anni, cioè da circa 12.000 anni fa, hanno iniziato a istoriare queste lavagne naturali. L'olio transita con le sue acque nella parte alla mia destra. Qui ci troviamo sulla sponda idrografica sinistra che guarda verso l'Adamello e il Pizzo Badile, quindi con componenti geologiche completamente diverse da quelle della sponda occidentale, che fa vedere là alla mia destra la Conca Arena, dove predominano rocce più giovani che vanno dal medio Triassico fino all'inizio del Giurassico, cioè tutti i calcari triassici, Angolo, Prezzo, formazione di Buchenstein, formazione di Wengen, poi il calcare di Esino, di cui è costituita soprattutto la Conca Arena, e poi la formazione di Breno, e ambiti di Dolomia, insomma tutte queste rocce qua. E ecco, mentre invece, formazione di San Giovanni Bianco, mentre invece da questa parte abbiamo rocce più antiche. Abbiamo appena visto micascisti antichissimi, dall'epoca paleozoica, poi il Verrucano alla fine del Permiano. E poi cosa succede? Succede che intorno all'inizio del Triassico c'è una trasgressione marina. L'acqua del mare invade zone che precedentemente erano continentali e quindi si portano le prime sedimentazioni di fanghi in ambito marino di pochi metri e daranno origine a quelle rocce ocracee che poi vedremo, il Cervino. Il Cervino che oltretutto in molti ambiti, a differenza del Verrucano Lombardo, presenta fossili. Bivalvi, gasteropodi, anche protozoi, insomma tanti minuscoli organismi, a differenza appunto del Verrucano, che invece di fossili non ne hanno. Poi avremo la possibilità di vedere anche inclusioni di massi che discendono direttamente dal cuore dell'Adamello, come questa granodiorite. Vi chiederete cosa sono queste rocce? Oh, queste sono rocce molto ma molto più giovani, rocce che si sono formate in una risalita di magma dalla profondità terrestre che ha impiegato circa 1,5 milioni di anni per arrivare quasi in superficie. Non hanno mai avuto un effetto effusivo, non hanno mai eruttato all'aperto, ma si sono formate, ed è per quello che si vengono chiamate rocce intrusive, nel cuore di quello che è la nostra montagna e di tutta la catena che è l'Adamello. Queste rocce intrusive costituiscono la batolite dell'Adamello, di cui abbiamo un esempio qui. Cosa succede? Che queste rocce, con il loro calore, si sono infilate in mezzo al Verrucano Lombardo, al Cervino e anche agli altri calcari triassici giovani che troviamo molto indietro nel tempo, che troviamo nell'epoca anisica, calcare di Angolo, calcare di Prezzo e anche in ambito ladinico con il Buchenstein e il Wengen. Cosa succede? Queste rocce hanno scottato, questo magma ha scottato queste rocce, dando origine a cornubianiti, calceferi e tutta una serie di marmi saccariferi, di cui ci sono ancora le cave proprio qui dove siamo noi, a circa 1 chilometro di distanza e circa 300 metri più in alto, dietro Cimbergo. Marmi bianchissimi, simili a quelli delle Apuane, che hanno proprio il titolo di marmi perché sono rocce metamorfiche e non il marmo che noi definiamo bresciano, che normalmente invece è una roccia prettamente sedimentaria. Cosa è successo nel corso del tempo? Le componenti meteorologiche hanno dissolto tutte le coperture triassiche di calcari e hanno messo a nudo la roccia. Ci sono molti ambiti, come nella zona del monte Pizzo Badile, dove queste rocce emergono con tutta la loro potenza creando le cosiddette fasce, come vengono chiamate fache in dialetto camuno, e dove ci sono rocce ripidissime appunto di queste componenti. Si chiama granodiorite del Pizzo Badile. Ecco, qui in poche parole ho cercato di esprimere quelle che sono le caratteristiche geologiche del luogo,
dovevo finire dicendo che tutta questa copertura che copre queste rocce è una copertura di origine glaciale che si è creata con aspetti anche alluviali e colluviali nel corso di migliaia di anni, di centinaia di migliaia di anni, perché le glaciazioni che abbiamo avute qua sono tutte nell'ambito pleistocenico da più di 1 milione di anni fa, varie riprese fino a 12.000 anni fa. L'ultima glaciazione ha creato gli avamposti per la crescita, l'evoluzione di aspetti antropici umani, isolando in certi posti, in certi punti, la migrazione di popoli che già precedentemente erano presenti, e in certi altri invece creando delle caratteristiche peculiari non ripetibili in altri ambiti. Questa glaciazione wurmiana è cominciata intorno a 10-12 mila anni fa e in alcuni migliaia di anni è finita, lasciando il paesaggio della Val Camonica non come lo vediamo oggi, ma con pendii ripidissimi che poi pian piano sono stati colmati appunto da queste coperture post-glaciali, dando aspetti in molti casi estremamente erti, in altri casi più dolci e più morbidi, che potevano essere utili per l'insediamento umano. Le rocce dell'Adamello sono state create, queste granodioriti, questi batoliti, che ne esistono varie specie che solo i geologi riescono a classificare, con una matrice di quarzo, felspato, biotite e tante altre cose, si sono create proprio durante il periodo di massima evoluzione delle Alpi, nel periodo eocenico, tra i 30 e i 40 milioni di anni fa, quindi molto più giovani delle altre rocce che abbiamo intorno. E in pratica sono la testimonianza di questi sommovimenti giganteschi che hanno prodotto a livello tettonico le Alpi. Bene, mi sono mangiato la radice di una felce che cresce normalmente sui ceppi di castagno, Polipodium vulgare, felce dolce. Ha un sapore vagamente assimilabile a quello della liquirizia e pare che abbia anche proprietà diuretiche, però non bisogna esagerare, però è molto gradevole, molto buona. Io con questo qua ci faccio delle bibite, metto la radice in acqua bollente e la lascio lì a macerare un po', poi la faccio raffreddare ed è un ottimo, anche un costituente per fare degli amari fatti in casa. Qui alle mie spalle vedete queste bellissime falesie, probabilmente, perché non sono ancora andato a vedere da vicino, ma di Verrucano Lombardo, una roccia di 260 milioni di anni fa, l'ultima espressione del periodo Permiano, ambito paleozoico, poi inizierà l'epoca mezozoica con il Triassico, ulteriore suddivisione. Su queste rocce gli antichi, vedete, in molti punti sono lisce, hanno elaborato le loro incisioni.
Gentili telespettatori, perché ci troviamo qua alle Foppe di Nadro? Perché avverrà un evento che festeggia in maniera neolitica l'equinozio. L'equinozio è un momento molto magico per la vita degli antichi popoli, per noi un po' meno perché abbiamo perso, diciamo, la consapevolezza di queste scansioni temporali che per il passato avevano un significato molto profondo. Equa noctis, cioè il giorno uguale alla notte. Questo si verifica solo due giorni all'anno, il 21 marzo e il 23 settembre, in tutte le località del mondo, l'equatore, i tropici, il circolo polare artico e nella zona temperata. Quindi abbiamo questo evento che già gli antichi sicuramente avevano verificato e che ha connotazioni sicuramente magiche. Qui abbiamo le nostre montagne che proiettano luci e ombre particolarissime in questo momento, che hanno sicuramente suggerito componenti religiose nel passato, la Concarena come elemento femminile e il Monte Pizzobadile come elemento maschile, come abbiamo già visto. Ecco perché Foppe di Nadro. Fop è un termine che deriva dal latino fovea, che vuol dire buco, avvallamento, conca. In pratica è il punto dove il terreno inizia ad essere non più impervio dopo queste falesie spettacolari che abbiamo alle nostre spalle, ma ha delle connotazioni più di acclività meno accentuata, e quindi Foppe, e che ha anche le corrispondenti in altri ambiti del bresciano come poffe, che è una forma metatetica, vuol dire appunto quello che ho appena enunciato. Nadro, poi, avevo già aperto una parentesi sul termine nadro, già Leonardo da Vinci lo definisce nader, che parte direttamente dalla componente dialettale, e nader potrebbe avere a che fare col natrix latino e col natrix gallico, che vuol dire serpente, e col neher gaelico irlandese, che vuol dire appunto serpente. Perché serpente? Perché probabilmente qui c'erano dei meandri, dei percorsi meandriformi di carattere iniziatico religioso che appunto dall'alto potevano apparire come serpenti. Questo termine lo ritroviamo anche a Bagolino come nadre, lo troviamo anche in altri ambiti. Una cosa importante, Cernunnos, che è rappresentato proprio in questi ambiti, tiene in mano un torchis, un collare, ma anche un serpente. E se teniamo conto del fatto che Cernunnos poi in epoca cristiana diventa la personificazione del diavolo, vediamo un legame proprio anche col serpente, che rappresenta appunto l'elemento diabolico per il cristianesimo, mentre per l'antichità rappresentava, e anche per i Celti, il simbolo del legame con la madre terra e con la sapienza che veniva appunto dal contatto con le componenti naturali della terra. Languis, per espresso i gallici. Thank you.
Si conclude qui la puntata odierna di Rebelot in quel di Nadro, precisamente le Foppe di Nadro, dove abbiamo assistito a un rituale, una rievocazione di un rituale di epoca neolitica. Sapete, il neolitico è un'epoca particolare di transizione per gli esseri umani, si passa dall'ambito paleolitico in cui gli esseri umani si nutrivano essenzialmente di carne, di animali, di prede e poi di componenti tipo tuberi, radici e cose di questo genere, all'ambito neolitico nel quale invece interviene l'elemento di coltivazione della terra e di allevamento, probabilmente da un'onda migratoria che arriva sia a livello demografico che a livello culturale dal Medio Oriente, dove il neolitico si sviluppa già 2-3 mila anni prima. Qui arrivano molto più tardi le onde, diciamo, culturali in questo senso. Niente, nella luce del tramonto che abbiamo atteso senza la presenza di nubi, purtroppo, invece i nubi ci sono, ritorniamo verso il museo di Nadro, vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a un'altra puntata in Val Camonica, che è sempre un luogo estremamente magico.